Buongiorno a tutti, oggi parleremo della finta, un'abilità didattica individuale che si esegue con o senza la palla. Il primo esercizio che faremo in modo statico, dove andremo anche a lavorare la parte coordinativa, quindi l'equilibrio e la mobilità del tronco. Quindi molto semplice, palla lì, vado, finta così e mi sposto, vado dietro, quindi finta e vengo, quindi finta e vengo, quindi facciamo a sinistra, è importante l'appoggio sulle punte che mi permette subito di andare via, finta, inganno all'avversario, ti dico vado a sinistra, ma me ne vado a destra. Quindi facciamo un po' in modo statico, in questo modo. Ora, sempre in modo statico, iniziamo a muovere la palla. Quindi, fingo di andare a sinistra, la sposto d'esterno, suola, me la porto dietro. Ok? Quindi, ne facciamo diverse, esterno, suola, dentro, fermo. Vengo dietro, finta, esterno, suola, porto dentro, fermo. Facciamo un po' col destro, adesso la sposto col sinistro, finta di andare di qua, esterno, suola, porto dentro, fermo. Ok? Quindi ancora, e sposto, fermo, porto dentro, vengo dietro. Adesso andremo a spostare la palla nell'altra direzione, quindi faccio finta, sposto corpo e sposto con l'esterno, quindi faccio un doppio inganno, vengo di qua, me ne vado di qua col corpo, me la sposto e vengo dentro, quindi doppia finta di inganno, vengo di qua, no, di qua, no, vengo di qua. Ok? Quindi, come dicevo, lavoriamo bene con il tronco, le punte, è importante, e finta, così, vengo. Ok? Col destro, andiamo, col sinistro, e la sposto, e torno dentro. Finta, vengo di qua, no, di qua, e vengo. Ok? Ancora, vengo. E faccio tanti, ecco, e vengo dentro, mobilità, braccia, altro, finta, no, vengo di qua, ecco, questo è un altro tipo di finta che possiamo fare benissimo a casa, in un metro quadro, ci abbiamo bisogno per forza di tanto spazio, considerando che non tutti hanno la fortuna di avere uno spazio esterno, quindi questi tipi di esercizi vanno bene anche fatti in una cameretta e ci esercitiamo su questa abilità importante che è la finta.